Ciao a tutti e benvenuti su Imprena Biki. Molte di voi mi hanno richiesto di mostrarvi come ho realizzato le pettinature di alcuni degli ultimi tutorial monomarca che ho realizzato. Oggi ho quindi deciso di farvene vedere due in particolare. Una è la coda di cavallo molto semplice che ho utilizzato nel total look monomarca di Clinique e la seconda invece è un raccolto un po' più elaborato che ho utilizzato per il tutorial monomarca di Givenchy. Se siete quindi interessate, continuate a guardare per entrambi i tutorial. Questa pettinatura è perfetta in giornate in cui ad esempio non avete i capelli perfettamente puliti, iniziando creando una riga sul lato rispetto a quella che portate magari abitualmente e separate una ciocca frontale dal resto dei capelli. A questo punto raccogliete tutto il resto in una coda di cavallo, pettinando i capelli leggermente all'indietro con le dita in modo che il risultato sia molto soffice ed uniforme. Una volta creata la coda di cavallo, separate poi una ciocca dalla parte inferiore della coda stessa, questo perché generalmente i capelli più lunghi tendono a raccogliersi proprio in questa zona. La ciocca deve essere abbastanza piccola, ma comunque abbastanza corposa da avvolgere tutto l'elastico e mascherarlo completamente. Arrotolatela intorno all'elastico e quando arrivate alla parte terminale, raccogliete e fissate i capelli o con una forcina o con una molletta. Sistemate poi la parte frontale prendendo la ciocca che abbiamo tenuto separata prima, pettinatela con le mani o con un pettine in modo che sia ben liscia e pettinata, e poi raccoglietela tirandola all'indietro verso l'orecchio. Mentre fate questa operazione lasciate pure cadere i capelli e sistemateli nella parte frontale come più vi piacciono. Ovviamente qui le mollettine saranno visibili, quindi utilizzatene più di una se come nel mio caso avete i capelli scalati. Questo è il risultato finale. Anche per il secondo raccolto avete bisogno di pochissimi elementi, delle forcine come queste e degli elastici in silicone che potete trovare in qualsiasi negozio di accessori per i capelli. Prendete una prima ciocca di capelli nella parte frontale dopo averli divisi a metà, quindi con la riga in mezzo, e poi legatela con questo elastico in silicone. Dopo che avete finito di avvolgere l'elastico, tirate leggermente in modo che l'elastico sia ben saldo e il più vicino possibile al cuoio capelluto. Prendete poi una sottile ciocca, sempre dei capelli dallo stesso lato, e unitela alla precedente. Fissate poi il tutto nuovamente con un elastico in silicone. Ripetete poi l'operazione anche una terza volta, avendo l'accortezza però di prendere i capelli fino almeno all'orecchio, in modo che il risultato sul viso sia più tirato e, come dire, anche regalino un effetto tensore alla pelle stessa. Fissate poi nuovamente con un elastico in silicone. Ripetete ovviamente l'operazione da entrambi i lati e a questo punto separate quello che rimane dei capelli in tre parti e cominciate dalla ciocca centrale arrotolandola su se stessa. Vedrete che man mano che la arrotolate i capelli tenderanno anche ad attorcigliarsi su se stessi e a raccogliersi verso la nuca, formando una sorta di chignon o comunque una piccola rosolina di capelli. Sistematela come più vi piace e fissatela con delle forcine. Ripetete poi la stessa cosa anche con la ciocca laterale, raccoglietela poi o più in alto o più in basso a seconda dei vostri gusti e fissate anche questa con una forcina. Arrotolate poi anche l'ultima ciocca sulla nuca, ma questa volta invece di farla arrotolare sulla nuca, guidatela un po' voi in modo tale che incornici le altre due e vada in un certo senso anche a mascherare le forcine che avete usato in precedenza, in questo modo. Fissate poi il tutto con delle ulteriori forcine ed il look è completo. Ovviamente io adesso mi sto tenendo con la mano perché non ho fissato il tutto, è solo una dimostrazione per voi. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Fatemi come al solito sapere lasciandomi dei commenti qui sotto e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!